Questa è la faccia di uno che stamattina si è svegliato alle 4. Togliere il cappotto, eccolo, ce l'ho, ce l'ho, finalmente, bassettino, piccolino, ma dai, su, cioè, che cazzo di maledizione è oggi, davvero, c'è due pesci su due. Oh, beh, è partito. L'agnello mi pare ottimo. Cioè, perlomeno le prime impressioni sono queste, economico, ma tutto interamente in metallo, con una frizione che a giocarci un po' a casa pare estremamente modulabile. E soprattutto potente, quello sì. Mi ha dato l'idea di essere un mulo comunque in grado di riuscire a tirare su pesci importanti se è messo sotto sforzo. Guarda quel basto, mica mangia, cioè cazzo c'è l'esca dietro. Niente, vabbè. La coda è decisamente migliore di quella che avevo prima, che è riuscita con la combo insieme alla canna, quindi niente assolutamente di eclatante, eh. Però con questa riesco a lanciare senza problemi anche ad una certa distanza, cosa che con l'altra coda non avveniva, punto 1. 2, sento la canna che si carica molto meglio in fase di lancio. 3, durante le scippate sento molto meglio il peso della mosca. Ripeto, tutte queste cose con l'altra coda erano molto meno definite, lo sapevo io. Caro vigneto, penso sia un vigneto. E te ne vivremo un po' di avventure insieme se torno a pescare qui a Mosca. Allora, visto che i risultati che ho ottenuto sono stati decisamente scarsi, cambiamo approccio, magari qualcosa che faccia un po' più di casino in caduta. Adesso, questa mi dispiace usarla, anche perché questa qui è tanto cara a Luca, vero Luca? Ciao Luca. E ne ho solo una, quindi me la tengo stretta come l'oro. Però questa potrebbe fare al caso mio. Le stronzate sempre quando non è il momento devono succedere, vero? Mi girano parecchio però, eh. Cioè, adesso che c'era, potevo almeno dire di aver provato a lanciare su una carpa, ma non si vede da qua. Bel serpente. Si è posato lì sopra sul tronco, bello, bello, molto. Anche grosso. Dai, che palle le alghe.
Questo forse. Ma dai, è come l'altro. Finalmente, finalmente. Ma dai, questo è un po' più carino. Ta-da! Bastino, cromoschina. Se mi riesce sta cosa. No. Cioè meglio, mi è riuscito ma non nel punto che volevo io. Dai, guardalo, ce l'hai lì. Guardalo. Dai. Carassio, su. Solo aspirarlo, dai, non ci posso. Ci ho fatto spaventare anche il carasse che stava là, che non c'entrava un cazzo. Ce l'ho fatto. Volevo prendere il carassio, ma alla fine ho preso un basso. Che in quello spot non riesce. Cioè praticamente non viene mai pescato. Non vengono mai pescati in quello spot perché non è mai stato così tanto sgombro dagli ostacoli. Forza. Bassettino. Bellino. Cioè bellino. Parliamo. Oh, finalmente è uscito. Un altro bassettino, questa volta con una mosca ancora diversa, imitazione di gambero. E lì dietro bollano. Facciamo un release all'americana. Ciao! Sono tornato alla macchina. E alla fine niente, i pesci che sono usciti sono quelli che avete visto. Dire, decisamente contento di quello che ho catturato. E il mulo, quando sono rimasto incagliato nei rami e cose, ho provato a chiudere la frizione, a tirare, non fa una piega. La coda mi piace molto e le mosche sono fatte di Dio. E sicuramente arriveranno altri video sul canale, molto probabilmente, anzi sicuramente al 100% saranno video sul rock. E ci sarà anche un ospite, vero Andrea? Quindi sì, dai, vedremo di fare questi video sul rock, questo ripeto, la pesca a mosca, penso che sarà, la rivedrò sì e no per Pasqua, sperando di avere abbastanza tempo, perché poi in quel periodo ci sarà l'università, però mai dire mai. E quindi vi dovrete accontentare di video sul rock, però vabbè, dai, ci sta. Questo è tutto, alla prossima.